Veniamo quindi a Odi Christus Natus Est, che è il brano che ne ha dato anche il titolo al concerto. Odi Christus Natus Est è un'antifona magnificat di origine gregoriana, quindi una melodia di oltre 1000 anni che ancora però suggerisce nuovi rapporti con l'uomo contemporaneo. La professoressa di improvvisazione organistica parte quindi da questa melodia che è stata fotocopiata. Potuta bene, ed è quella appunto contenuta nell'antifonale di Sacra Romana Chiesa, ed è la melodia appunto, che viene cantata durante appunto l'antifona, durante i vespri del Natale. Assisteremo stasera appunto al primo esperimento assoluto in Italia che ci sia noto, è quello appunto di improvvisazione organistica ed elettronica. Il lavoro appunto è partito da un'alternanza tra suono acustico e suono elettronico. E in questo caso c'è appunto un'inversione perché il suono, quello che proviene da Dio, non viene dall'alto, come quello dell'organo, ma verrà dalle casse, quindi viene dal basso. Purtroppo non abbiamo potuto spostare l'organo perché abbiamo diviso, quindi il suono elettronico non si vede, è acusmatico. Quindi abbiamo voluto rappresentare qualcosa che viene appunto di divino, mentre lei farà la parte appunto dell'umano. Il suono elettronico si modifica continuamente, pensato questa appunto materiale, questo spettro che cambia continuamente, mentre il suono dell'organo è un suono fisso, diciamo, può sembrare appunto un suono fisso, quindi questa alternanza. Poi ho usato solo rapporti armonici, diciamo, di ottava o di quinta, rapporti consonanti, ecco. Quindi mi sono basato su quelli che simboleggiano anche la perfezione, diciamo, nella teoria musicale.
Thank you.